Buongiorno a tutti. Mi vedete un po' così? Vabbè, però mi vedete forse. Allora, oggi è un gran giorno perché vado a vedere due trattori nei pressi di Verona e quindi vi porto con me a vedere questi trattori e a decidere anche quale dei due acquistare, poi perché ho abbastanza fretta per poter acquisire il podere e poi per iniziare anche subito i lavori anche di sistemazione qui del cortile di casa, eccetera. Quindi sono abbastanza alle strette coi tempi e ho bisogno appunto di acquistare il trattore. Oltre al trattore, no, acquisterò anche un rimorchio agricolo che ho già addocchiato e un retroescavatore. Poi avrò bisogno anche di una benna, quindi di un caricatore da montare anteriormente e della relativa benna. Spero questi di trovarli poi anche nel giro di poco, in giro qui, in modo da poter iniziare i lavori. Intanto andiamo a vedere questi due trattori. Ci vediamo. Eccoci qua. Allora, sono arrivato a Montichiari, che è il primo rivenditore, dove c'è il primo rivenditore di trattori, dove andrò a vedere il primo, appunto, trattore che mi interessa. E qui da Agricam e niente, adesso scendo, vado a vedere se qualcuno mi fa vedere il trattore. È un rivenditore molto grande, per cui boh, vediamo se mi danno retta e magari hanno anche qualcos'altro, non si sa. Io intanto vado a vedere, poi mi farò far vedere dal commerciale questo trattore e quando poi sarò un attimo solo vi farò vedere anche a voi e farò un piccolo riassuntino delle spiegazioni che mi ha dato appunto o che mi darà il commerciale. Per adesso è tutto, ci vediamo dopo nei pressi del trattore. Ciao ciao, a dopo. Eccomi qua, allora, sono qui vicino al trattore, questo è il primo, un Lamborghini 874-90 Grand Prix, è un trattore del 1996, hanno scritto che ha su 3.800 ore, però il venditore mi ha detto che probabilmente è stato cambiato il motore, infatti diciamo che la cabina e tutte queste cose qui non è che siano messe benissimo, però ha un sacco di attacchi rapidi per gli attrezzi qui dietro, come vedete, vediamo se riesco a farvelo vedere, c'ha una gomma a terra. Le gomme anteriori sono praticamente da cambiare, da sostituire completamente, mentre quelle posteriori sono ancora abbastanza buone. Questa è la cabina, il sedile è praticamente nuovo. Adesso chiederò poi anche informazioni sulle marce ridotte, queste cose qui. E vediamo che cosa mi dice. C'è il tettuccio apribile. Sì, non è messo benissimo di carrozzeria. Non sono male. Qui non si riesce a capire se sta perdendo. Opala. Scusate, qui non si riesce a capire se sta perdendo olio lui o se
prova della pioggia che è caduta. Comunque il motore non sembra messo male. Adesso è andato a prendere le chiavi per farmelo sentire in moto e vediamo come va. Lavoretti da fare ce ne sono, ma si è rotto il faro di sopra, che hanno da sostituire con qualcosa di più bello. Manca il tergicristallo. Però diciamo che soprattutto qui con il tergicristallo, che però ha detto che probabilmente si trova da un rottamatore, e niente, bisogna capire poi anche a livello di pezzo come siamo messi. Intanto questo è tutto, poi vi farò sapere alla fine dell'incontro. Ecco, allora ho tentato di metterlo in moto, ma ovviamente la batteria è a terra, quindi adesso sta andando a prendere il booster, vediamo se riesce a farlo funzionare. Io intanto do una sbirciatina in cabina. Come si vede, vado a vedere se riesco a prendere il carico batteria. ok Vediamo se la faccio. non è messo benissimo, ma soprattutto là dietro la ruggine si vede. C'è un bel po' di lavori da fare. Qua sopra adesso non si vedrà, ma c'è il tettuccio, anche qua ruggine. Questo è stato fuori per tanto tempo probabilmente. Quindi qui, ah sì, 3338 segna. Comunque le perdite di olio sono le sue. C'è una goccina che viene giù da lì e una goccina che viene giù da là. Non tantissimo, però c'è purtroppo. Niente, bisognerà vedere. E bisognerà in questo caso anche trattare molto più tempo. Vediamo intanto se si riesce a sentirlo in moto. Ci vediamo dopo. A presto. Rieccomi, allora sono arrivato al secondo rivenditore e qui andrò a vedermi un altro trattore. Spero che sia qui perché ho saputo che sono due centri che ha e spero che sia questo. Comunque adesso vado a chiedere e vediamo. Qui andrò a vedere un Same Explorer 80, quindi un 80 cavalli del 1986, quindi un pochino più vecchio rispetto a quello che ho visto prima, però dovrebbe essere messo meglio. Andiamo a vedere. Questo ha su 9000 ore, boh, però pare che come carrozzeria sia messa meglio. Vediamo un po', vi aggiorno più tardi. Ok, allora questo è il trattore, un Same Explorer 80 del 1986. Non è messo malissimo, non è ovviamente nuovo, ma a livello di carrozzeria è messo meglio di quello che ho visto prima, anche a livello di ruote, di copertoni. Ci sono un po' di punti di ruggine qui e qua, c'è da ritoccare un po'. Il sedile è da cambiare. Ma questo non ha il
volante come il Lamborghini che si alzava e si abbassava, ma comunque è messo un po' meglio del Lamborghini. Ovviamente sì, ci sono alcune cose che sono da ritoccare. Sì. Ecco. Ok, allora, sono appena uscito dal concessionario, Speroni. Ho visto il trattore, il Same Explorer 80, che ho pagato e quindi diventerà mio, dalla settimana prossima in poi. Adesso oggi è sabato, quindi martedì faranno la fattura, provvederò poi a mi manderanno via posta prioritaria il libretto e con quello poi andrò a fare il passaggio in agenzia e farò anche l'assicurazione. E a quel punto poi organizzerò il ritiro, che sarà abbastanza avventuroso, ve lo dico già, anche perché oltre al trattore qui a Verona ho trovato un rimorchio ribaltabile, messo molto bene, e pure il retroescavatore, quindi verrò a ritirare tutto in blocco. E sarà un po' una sorpresa perché sarà un'avventura. Non anticipo nulla comunque. Comunque il trattore c'è. È messo decentemente, ovviamente non è una macchina nuova, però direi che è molto bello. E soprattutto funzionante, funziona tutto, mi mettono anche il lampeggiante, mi sostituiscono il sedile, controllano l'impianto elettrico che funzioni tutto, il livello dell'olio, quindi fanno un piccolo tagliandino, manca lo specchietto esterno destro, mi mettono anche quello e quindi io poi posso ufficialmente girare. Da mercoledì prossimo, probabilmente, o giovedì prossimo, ecco. Quindi ho fatto il grande acquisto, il primo trattore, e ve lo farò vedere poi meglio quando lo vengo a ritirare. E poi faremo anche un po' di giri assieme perché dovrò andare a ritirare il rimorchio e dovrò anche andare a ritirare l'escavatore, il retroescavatore, una volta che avrò il rimorchio. Per cui sarà una bella giornatina quella del ritiro. Bene. Per il momento è tutto, adesso mangio e poi mi metto sulla via del ritorno verso casa. Ci vediamo dopo. Ciao ciao intanto. Rieccomi, allora, riassunto di questa giornata di giri a vedere trattori. In effetti ne ho visti due. Con l'acquisto poi del Same Explorer 80 nei pressi di Verona, che mi ha ispirato fin dall'inizio. Same, insomma, a livello di trattori è una garanzia e quindi spero che sia stato un buon investimento e che nonostante le 9.000 ore di che ha sul groppone riesca a farne altrettante, insomma, ecco, e che riesca a accompagnarmi nei lavori che devo fare e sostenermi nei lavori che devo fare. Quindi
È un trattore che poi vi presenterò un po' meglio quando andrò a ritirarlo e poi quando lo avrò qui. Si tratta di un trattore appunto del 1986 che ha un sacco di marce con anche il super riduttore e c'ha l'invertitore, quindi sostanzialmente le marce che ha in avanti le ha anche indietro. E ha addirittura due prese di forza, una standard da 560 e 1000 giri, e l'altra invece sincronizzata con il cambio per poter trainare eventualmente rimorchi con la trazione. E quindi può andare bene nel caso in cui prima o poi dovessi acquistare un rimorchio con la trazione. Il rimorchio invece che ho visto e che andrò ad acquistare sempre nei pressi di Verona no, ha il ribaltabile idraulico, ma non è trazionato, quindi non ha diciamo le ruote motrici. Poco male, penso che con un trattore così si riesca a gestire anche senza la trazione. Cos'altro dire? Che sì, non è messo benissimo, c'ha alcuni punti dove la ruggine è passante e quindi diciamo che scusate, ho una formica, avevo una formica sulle mani. Allora, dicevo, necessita sicuramente di alcune cure a livello di ruggine, però tutto sommato va molto bene, me lo sistemano a livello, diciamo, di controllo dei liquidi, mi cambiano il seggiolino. Che me ne mettono uno nuovo, poi sostituiscono o montano lo specchietto destro esterno che si è rotto e mi montano il lampeggiante, cosa fondamentale. Ecco, niente, quindi martedì mi arriva la fattura cioè emettono la fattura e poi spediscono il libretto con Corriere Espresso, quindi mi arriverà poi probabilmente mercoledì o giovedì mattina. E così poi io posso andare a fare il passaggio di proprietà e posso anche fare l'assicurazione e a quel punto poi posso organizzarmi per andarlo a ritirare. E il ritiro sarà tutta un'avventura, quindi se volete vedere il rientro con il trattore, state con me sul canale. Ecco, per questa giornata è tutto, non credo che ci siano altre informazioni da dare. Ah beh, sì, oddio, il trattore è un 4x4, ma questo lo davo per scontato perché chiaramente stando in collina e dovendo fare lavori abbastanza pesanti anche a livello di movimentazione terra, eccetera, chiaramente il 4x4 è indispensabile. Ecco, per ora è tutto, vi aggiorno poi più avanti sulla questione del trattore quando sarà il momento di andarlo a ritirare. Intanto vi saluto, alla prossima, ciao ciao!